sapevamo che in America già lo facevano. Arrivava il lavoro di tradotto di Akira, per esempio, e lì già c'era usavano un font fatto al computer. Sinceramente io all'epoca non avevo idea di che cosa significasse. Dopo anche quello di Topolino, di come si chiama? Quel tipo che lo faceva, il suo zio Paperone, Ceresa, no, Ceresa, e anche quello sapevamo appunto che era fatto al computer, e niente, ci è venuta l'idea di creare un font, di digitalizzare un font. C'era questo ingegnere che si era proposto di appunto elaborare col Fontographer, che allora era il programma che si usava per farlo, e però serviva una base, cioè servivano delle lettere fatte a mano, e quindi è stato usato il font che facevo io. Mi ricordo che l'ho costruito semplicemente ingrandendo le lettere che facevo su carta millimetrata, e ho ricostruito quindi in scala, lettera per lettera, e facendo più attenzione possibile anche appunto alla linea di contorno, alle curve. E dopo questo ingegnere ha scansionato, ricostruito al computer tutto il font. Comunque il grosso del lavoro continuava a essere fatto a mano. E una volta che è finita l'esperienza con Granata, e Bernardi ci ha insomma dato l'opportunità di sfruttare il font che avevamo creato, e io sono andato a cercare lavoro per la Marvel Italia, che era nata da qualche anno e aveva appunto la redazione proprio a Bologna. Sono andato da loro a chiedere appunto se avevano bisogno di letteristi, e siccome loro continuavano a fare lettering su pellicola, insomma per qualche mese ho fatto il letterista. Dopodiché con Marco Ficarra, che già si occupava di impaginazione, di grafica al computer, insomma è stato lui a suggerire l'idea che forse potevamo metterci insieme per fare più pagine usando appunto un font digitalizzato, e niente, ci abbiamo provato e abbiamo fatto il primo lavoro, l'abbiamo portato da Lupoi, e pian piano siamo andati avanti. Mi ricordo che proprio la prima volta che ci siamo messi a farlo, abbiamo pensato che era cioè, insomma, è stata una disfatta, perché il testo chiaramente non era battuto, il testo che ci arrivava era scritto, cioè ci hanno dato, no, scusate, era battuto, ma noi non avevamo il file, cioè ancora non si pensava a questa cosa, avevamo del cartaceo, no? Il testo era su carta. Quindi dovevamo ribatterlo usando questo programma che era il Quark Express, e ci abbiamo messo un sacco di tempo. Per fare le prime 20 pagine ci abbiamo messo un giorno, una notte. Io mi ricordo che abbiamo lavorato tantissimo, cioè proprio, mi ricordo la notte che lavoravamo a questo lettering. Però per fortuna poi abbiamo capito che in realtà bastava che i traduttori o comunque chi scriveva ci desse direttamente il file. E da quello poi abbiamo appunto, avevamo il file, bastava cambiare il font e trasportarlo su un altro programma, che in questo caso era da Word a Express. E da lì poi è stata, non dico una discesa, perché ogni volta c'erano diciamo, dei problemi da risolvere, però insomma da lì siamo andati avanti. Come dicevo prima, infatti, i letteristi a mano praticamente consegnavano il lavoro finito ed era tutto nella stessa pellicola, perché il testo era scritto a mano sulla pellicola e buona lei. Dopo in tipografia si sarebbero occupati di mettere insieme le varie pellicole del colore, e il gioco era fatto.
Con lettere al computer invece tutto cambiava. A noi letteristi comunque ci venivano date queste pellicole che noi scansionavamo per metterle dentro, per farle diventare appunto delle immagini, dei TIFF da usare. La scansione doveva essere il più simile all'originale, cioè alla scala originale. Alcune volte non era così, come del resto anche la stampa che poi facevamo di queste pellicole. Quindi dovevamo sempre apportare delle piccole correzioni all'immagine, che tra l'altro scansionavamo e la trasformavamo in grigio. Le correzioni venivano fatte su carta, nel senso che noi poi stampavamo su carta il testo con l'immagine e appunto lo davamo ai correttori che ci ritornavano le correzioni, le facevamo e dopo il lavoro veniva consegnato in questo modo. Noi stampavamo su una pellicola, su un acetato, solamente il testo, quindi solamente il font, e lo applicavamo, non in via definitiva perché bisognava sempre poi spostarlo, ma mettevamo dei piccoli pezzi di scotch, se non mi sbaglio, non lo fissavamo con un adesivo spray, perché sennò dopo era difficile toglierlo. E siccome bisognava sempre andarlo ad aggiustare, era meglio fare così. Quindi applicavamo questa pellicola sulla pellicola del nero e tu dirai ed era finita lì. No, perché anche le stampanti non erano laser, ma probabilmente non erano così, non erano calibrate perfettamente, per cui quello che vedevamo al computer non era sempre quello che poi veniva fuori dalla stampa, nel senso che era una scala un pochettino diversa o veniva schiacciata, per cui i balloon che erano all'estremità non venivano centrati e dovevamo quindi trovare la scala giusta per farli venire esattamente al centro. Alcune volte quindi tagliavamo addirittura questa pellicola per applicarla in più parti. Arrivare a queste soluzioni, adesso glielo sto dicendo, ma in realtà ci abbiamo messo forse più di un anno veramente, perché ogni volta c'era un problema nuovo a cui non avevamo pensato e ogni volta c'era la corsa per risolverlo. Devo dire, eravamo gli unici io e Marco a fare questo tipo di lavoro in quel momento, quindi abbiamo praticamente creato, diciamo, la linea standard da seguire per tutti gli altri letteristi che si sono avvicendati subito dopo di noi.